troviamo a Latina, nella mia pizzeria. Kiwi, ha il sole del gusto. Numero 4, Marcello Cottaprova. Faccio un saluto a Italia Football Club da Marcello. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. La città di Littoria è fondata nel ventennio fascista e nel nome richiama il simbolo di potere dell'antica Roma, il fascio di bastoni di legno legato con strisce di cuoio a una scure. Latina. Nel 1924, con una grande opera di bonifica, sono prosciugati i terreni paludosi e molti operai senza lavoro del nord Italia, del Veneto in particolare, arrivano a coltivare i campi. Terra fertile e clima mite permettono la diffusione di specie vegetali che presto diventano tipiche. Da 40 anni che facciamo kiwi abbiamo sempre avuto belle soddisfazioni, ci hanno qualità organolettiche, oste cos'è, com'è il vino? È buono. Quindi a noi come il kiwi nostro è buono. La zona dell'Agro Pontino è la prima in Italia nella produzione del kiwi e quella dell'imprenditore agricolo Vito Carrozzo è una delle tante aziende a conduzione familiare della provincia di Latina, che riforniscono anche il grande mercato della vicina Roma. Il nostro kiwi, a differenza dei kiwi di su, prende molto più sole, quindi matura molto di più e ha qualità organolettiche, ha sapore, ha il sole nel gusto. In questo territorio, una volta chiamato Latium Novum, nuovo, o Adiectum, aggiunto, nel 1932, nascono la città di Latina e la sua squadra di calcio. Le maglie nerazzurre riportano i colori del gonfalone e della bandiera della provincia. Nell'estate del 2012 arriva Marcello Cottafava, difensore d'esperienza in una squadra davvero speciale. Il bello di quella squadra e di quella società era che ogni giorno era un giorno nuovo. Forse io ero uno degli unici che aveva fatto la Serie A, aveva conosciuto magari certe partite, c'era Ghezzale e Morrone, che erano altri giocatori molto importanti, però era la bellezza, era proprio la naturalezza con cui affrontavamo le partite. C'era poca tensione, poco egoismo, poca voglia di dominare anche mediaticamente uno sull'altro, eravamo veramente una squadra. E allora un po' quando ce la raccontavamo nei ritiri, nei viaggi, questa consapevolezza qua veniva fuori. Forse l'arma nostra era la semplicità e la naturalezza con cui affrontavamo le difficoltà o delle partite importanti. E poi i risultati arrivavano e quindi dentro di noi non ci siamo mai creati tanto stress e questo è importante, perché poi dopo nelle partite più importanti può giocare un po' uno scherzo. Invece noi anche a Bari avevamo pareggiato là all'ultimo minuto, in casa siamo andati sotto a 20 minuti dalla fine, eppure con grande leggerezza siamo andati poi a passare il turno. Nel 2013 uno dei momenti più importanti nella storia del Latina, la conquista della Coppa Italia di Lega Pro e la promozione in B. Per Cottafava una grande soddisfazione. Essere il capitano della squadra che arriva a giocare la finale playoff che vale la Serie A. A Treviso avevo iniziato un po' la mia carriera, a Latina l'ho conclusa con grandissimi risultati, inaspettati, una società che all'inizio forse non conosceva nemmeno il potenziale che aveva e invece ho ritrovato Pecchia in Serie C ed è stata una cavalcata incredibile, un popolo passionale. Stadio sempre pieno, gente a vedere gli allenamenti, una Coppa Italia di Serie C vinta, un campionato ai playoff e quella finale purtroppo maledetta giocata col Cesena, persa per andare in Serie A, forse sarebbe stata la ciliegina sulla torta, forse pure troppo perché era una favola incredibile e forse uno dei passaggi un po' più amari, ovvio che sportivamente parlando ce ne sono, ma forse quello che mi ha lasciato un po' più il dolore, perché ero un po' sul finale della mia carriera e sarebbe stato veramente un qualcosa di magico. Purtroppo è andata così, ma ciò non toglie che sono stati 3 anni bellissimi con dei risultati incredibili. Ancora adesso sento tanta gente giù, però li ricordo veramente con tanto affetto. Il primo storico punto del Latina in Serie B arriva il 31 agosto 2013, 1-1 in casa con l'Avellino,
nell'incontro tra le due neopromosse della stagione precedente. Alla Latina è una partita con l'Avellino, 1-1, uno stadio pieno già nel riscaldamento. Ecco, mi ricordo che siamo entrati in riscaldamento, eravamo abituati anche in Serie C che lo stadio si riempisse piano piano, proprio negli ultimi minuti, dopo l'appello dell'arbitro e così, arrivavi e c'era, lo stadio si era riempito. Invece noi siamo andati a vedere il campo e già c'era tantissima gente, nel riscaldamento era già pieno. Ecco. Lì sono piccoli particolari, ma ti rendi conto che l'attesa è tanta e tutti vogliono esserci perché sono importanti, perché poi in realtà il tifoso allo stadio è fondamentale. Quando si dice che il 12° uomo in campo è vero, ecco. Quell'anno in Serie B, forse quando siamo andati a Palermo con Belotti, Dybala, Hernandez, giocatori top, e siamo andati a vincere 2-1 con gol di Gazzale e Jefferson. E ovviamente una festa incredibile anche all'aeroporto a Palermo, tutti i tifosi che ci avevano seguito fino a Palermo, ma quando siamo tornati allo stadio era notte fonda, ci sono ancora tante immagini che girano sul web e c'era una città in piedi che ci aspettava, fumogeni, non riuscivamo a entrare allo stadio e quindi lì abbiamo avuto la consapevolezza che veramente eravamo forti e avevamo una città, uno stadio, un popolo che ci spingeva a qualcosa che forse fino al giorno prima sembrava irrealizzabile. Purtroppo Palermo e Empoli quell'anno avevano veramente tanta qualità e sono stati bravi, noi non siamo riusciti a raggiungere il secondo posto all'ultimo e poi nei playoff può succedere di tutto ed è andata come è andata. È un po' un percorso che mi ha seguito perché sono stato veramente in terre che mi hanno dato tanto da quel punto di vista, mi hanno fatto conoscere tanto. Si mangia il pesce benissimo e poi tutto l'agro pontino offre veramente un menù, una diversità di menù incredibile. E quindi anche lì ho trovato veramente dei posti bellissimi, delle zone, soprattutto andando verso il sud, verso Sabaudia, verso Terracina, con delle qualità di materia prima importanti. Fra le tante colture tipiche dell'agro pontino, oltre al carciofo romanesco e di Sezze, e alle zucchine, agli agrumi e al cocomero, c'è l'oliva itrana, buona a tavola e utilizzata per la produzione dell'olio extravergine di oliva, colline, pontine, DOP. L'oliva itrana è chiamata così per il territorio di provenienza, il comune di Itri, zona che si affaccia sul golfo di Gaeta. E a Gaeta sembra essere conservato un documento del 997, sul quale sarebbe stato scritto per la prima volta il termine pizza. La tiella diciamo che è più o meno l'impasto di una pizza, però ecco, una volta cotta che viene croccante alla fine risulta bella morbida, quindi si può usare come pane. Cesare Panici, pizzaiolo. La tiella in una pizza, diciamo che la tiella in una pizza porterei più i miei prodotti, io sono di Priverno, quindi a Latina porterei dei miei bei prodotti come broccoletti, provola, formaggi, quindi carne di maiale, salsiccia in questo caso. Salutiamo Latina e andiamo ad accettare un altro invito. Alla prossima trasferta. Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello.